Salve a tutti, bentornati nel mio canale sull'articolo di Voci di Città che abbiamo scritto questa settimana, un titolo che mi fa sorridere come urologo ma mette paura al paziente spesso, ma l'adenoma della prostata è un tumore? Perché sorrido in quanto urologo so che ogni prostata che va incontro a un aumento di volume lo è perché vi è proprio al suo interno la crescita di questo adenoma che non è una patologia, è una parte della ghiandola, quella in effetti funzionante, che si ingrandisce e quindi tende a far aumentare di volume la ghiandola prostatica e l'ecografista o anche l'urologo che visita dirà presenza di prostata adenomatosa, l'ecografista scriverà presenza di adenoma centrale. È chiaro che il paziente, specialmente se fa l'ecografia dall'ecografista e non dall'urologo e non ha quindi anche modo di relazionarsi tecnicamente, leggendo adenoma farà una correlazione immediata fra questa parola e il tumore. Il suffisso oma identifica i tumori, ma in questo caso parliamo di tumore benigno di cui tutti noi uomini siamo affetti. Quindi, messaggio, adenoma della prostata non è assolutamente sinonimo di tumore alla prostata, anzi tutti dobbiamo avere un adenoma della prostata. La parola brutta è l'adenocarcinoma. Quella è una malattia maligna, aggressiva, non in tutti i casi, in un 20% di chi ne è affetto e che va documentata diversamente, non con l'ecografia, ma con il dosaggio del vecchio e caro PSA, la visita e, quando ci sono dei dubbi, la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Per tornare al nostro titolo, l'adenoma della prostata non è un tumore della prostata, per cui non ci spaventiamo. L'adenoma chiaramente può creare disturbi urinari, questo sì. Stavo tranquillizzandovi sul fatto che non è un tumore, ma non sul fatto che non dobbiamo affidarci all'urologo affinché questo adenoma non cresca ulteriormente, non crei un'ostruzione nelle vie urinarie dando i classici disturbi dell'ipertrofia prostatica benigna. Bene, con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video e vi auguro a tutti un buon fine settimana.